Buonasera. Allora, è una serata uggiosa fuori, ma qui penso dobbiamo trasformarla in una serata bellissima, calda, potrei dire quasi solare. E è fuori che è uggiosa, chiaramente. Chris, mi puoi distribuire questo? Noi abbiamo qui una situazione abbastanza abbastanza nuova, no? Per, almeno per sentito dire, ma però ha direi un retaggio abbastanza antico. In Scozia, dove il clima è spesso e volentieri come lo abbiamo qua a Milano questa sera, ci sono diverse isole, ce n'è una in particolare che è la più meridionale delle Isole Ebridi, che si pronuncia Isle, ma si scrive Islay, e dove ci sono diverse distillerie, tra queste primeggia la Froyd. Immaginate quindi in una serata piuttosto bagnata, lì avviene abbastanza spesso, tenete in considerazione che gli scozzesi, dato il vento, data l'abitudine, non portano ombrelli. Ne abbiamo un bellissimo esempio da la mia collega Liz Ricci, scozzese, che parlando di questo, scherzando qualche mese fa, mi raccontava che quando era a scuola a Edimburgo si divertivano ad andare in Prince Street, che è la via principale, a vedere di solito i giapponesi sotto gli ombrelli, ci sembravano tanti funghi, no? Che si muovevano tutti assieme. Perché, come dicevo, la Scozia si vede che non fabbrica ombrelli, perché non sono molto utili. Quindi serata uggiosa, dicevo, e quindi fredda sino alle ossa, e il ritrovo magnifico è quello del pub. Entrare in un pub e essere aggrediti da un fumo acre, qui non siamo riusciti ad avere questo fumo di torba, perché l'elemento che mi trovo qui davanti ha delle caratteristiche abbastanza strane, è un combustibile che non brucia, o brucia con difficoltà, e poi emana un fumo piuttosto acre che attacca in gola, fa piangere, fa starnutire, eccetera. È molto importante però per il retaggio scozzese e soprattutto per la Froyd, perché c'è una buona quantità di torba che viene a entrare direttamente nella bottiglia. Mi spiego meglio. L'acqua che arriva alla distilleria viaggia sul letto di torba, quindi quando arriva alla distilleria non ha quel colore perfettamente trasparente che hanno di solito le acque normali, ma ha un colore di un tè giallognolo, eccetera. Cioè, quindi raccoglie nel suo percorso delle piccole particelle che lasciano, direi, un segno indelebile. Ma la parte più importante è quella del maltaggio, e cioè una fase importante della distillazione, dove bisogna trasformare l'orzo, che è la base del whisky, bisogna trasformarlo, renderlo solubile. Cioè, quindi praticamente seguendo un ormai antico percorso, che è quello dell'aver scoperto che nella germinazione si trasforma l'intero contenuto del chicco da insolubile a solubile, gli amidi quindi si trasformano, il mastro distillatore e direttamente per almeno il 25% nella distilleria opera questo procedimento, e si crea direttamente all'interno il malto. Dall'orzo è quello secco, normale, malto invece è quello che ha seguito tutto un procedimento, è germinato e poi viene essiccato in passato.